Adesso io so da dove cazzo è sceso. Questo era l'ultimo. Ah, avete chiuso con le vostre maledette imboscate. Non vede qua sotto. Devo solo trovarlo. No, non aprire. Che cazzo. Che è la botola? Eccolo qua. Ero sicuro di trovarla. Rishua! Mamma mia, oh. Ok, vediamo un po'. Ma guarda, una mappa. Ottimo. Che progetto che... mazza convertita, bella lì. Vediamo. Istruzioni per fabbrica. Sì, scommetto che tornerà utile. Chiudo gli occhi solo per un momento. Comunque è imprecisa questa cazzo di pistola. Quanto devo guarda lì, che ci sono anche le zone da disinfestare. Sono 5 nidi, no, 6 nidi. Forse vediamo 6 nidi. No, facciamo una cosa. Andiamo a disinfestare i 6 nidi. Un orso! Salve. No, il lupo ti sta seguendo. Cioè, è un... una manda proprio. Non finirò con questi. No. Mi sto avvicinando, sento l'odore. Porca droga. Però, guarda. Chissà che sono morto a prescindere se non lancio un diversivo. Poi mi finisce la stamina. L'ho lasciato la morte. Vediamo che cazzo qua.
Non posso fare né questa né questa. Come se mi nastrazzi in altri. L'ho seminata con sto cazzo, però. Guarda, guarda! Ma ce ne stanno troppi, cioè, così. Oh, cazzo, non puoi essere lontana. Quanti ce ne sono lì ancora? Si può dire che... che si allontanano, perché sennò qui... La moto dove fosse uscire qua. Infatti il dog camp è qui. Vada lì lì. Ma li fa contrassegnare tutti. Minimo. La contrassegna ai maggiori. Così so quando loro stanno venendo qui. So quando si stanno spostando su di me. Pianta di cedro. Oh. E tu? Ma fai tu. Come è andato da palestra? Da palestra. Guarda, riguarda lì. Mamma mia, quanto passo. Ci stanno troppi anche qui. Guarda, anche io c'ho. Mortaccio. Ok. Penso che ci sia un nido qui dentro. E allora... quanti ce ne stanno comunque di tizi, eh? Non fare un corre? Sì, ma che cazzo è? Buffa l'occhio. Un altro. Ok, sotto quelle fiamme. Eccolo qua. Penso che uno l'ho eliminato, no? Ok, uno su sei, poi vabbè. Allora, da dove cavolo è l'altro? Vedo che... mi faccio liberare sto posto, perché sennò qui poi me li trovo tutti addosso. No, ah, scusa, no. Ne ho liberato uno, uno su sei. Vabbè, rimane N5. Ne vedo tre qui. Forse quattro. Ma vedo uno.
poi alla fine 5. E dov'è l'altro? Ah, l'altro è qua. Visto. Ah, c'è una cosa, facciamo questi che sono più lontani. Lì c'è la pompa di benzina e serve. Adesso sappiamo un po', devo fino qua. La moto, almeno è da vicino. Davanti, cazzo, ce ne stanno. Sento puzza di nido. Deve essere qui. Tu senti puzza di nido. Un altro nido. Diamogli fuoco. Ti avevo qua davanti a me poi. Come posso dare fuoco a un nido che sta qua davanti? Qua. Sì, brucia dall'inferno. Dai. Però mi devo incastrare perché sennò posso cazzi. Poi un altro. Indicatore della resistenza. Si è tutto, no, mi si è tutta l'arma. No, veramente. No, è sfiga. Mi si è tutta l'arma. C'è un altro C'è nido qui. Dai. Il problema è un altro. Che adesso la mandria là in fondo mi avrà sentito. Quindi da lì l'ho sistemato. C'è un altro nido qua sopra, mi dice. Non ho un altro silenziatore. C'è un cazzo. A sto punto qui sopra c'è, vaffanculo davanti a me poi. Oh mamma. Qui ho fatto l'ultimo nido, so cazzi. Che se la madre è vicino. Spera come un coglione lì sono cazzi veramente amari. Vedi che nessuno di questi c'ha un silenziatore dentro. Vediamo questo. Non puoi manco aprire. Sono vicino a un nido. Sento il tanfo. Come sono vicino a un nido? Sono già arrivato? Ah, qua c'è un altro nido. Quanti cazzo ce ne stanno? Scusa un attimo. Ah, qua. Come quattro. E quello che ho eliminato qui? Uno, due, tre, quattro. Ah, ok. Cinque questo qui e sei l'altro. Ho finito la... se pareva. Un altro nido, forza.
cazzo ce ne sta? L'hai visto? Sì. Olè. È una buona cosa questa. L'hai visto? Oh, qua dietro l'hai messo. Quindi ho finito con le disinfestazioni. Se per forza quel nido lì mi manca. Eh sì, per forza questo. E dopo questa zona qua ho finito di pulirla. Il problema è che... innanzitutto ti dà via quello. Ok, allora, sto fatto qui. Ho trovato delle munizioni, qualcosa. Ho trovato delle munizioni, ho trovato due macchine della polizia qua di fianco. Al massimo. Dov'è? Dito del cazzo, deve essere qui vicino. Che cazzo? Oh, merda. Olè. Andiamo lì fuori lontano da lì. Siamo veloci qua. Che cazzo era? Ostia, eccolo qua il nido. Andiamo via. Perché sicuramente quelli hanno sentito il rumore. Indietro. Non sono riuscito a trovare un... Non sono riuscito a trovare un'arma artigianale. Come l'alien. Indistruttibile, ci mette 1000 anni per ammazzare uno.
kit medico, questo serviva. Ottacci sua. Dove sei, Lisa? Ho liberato anche la zona, ma è sempre piena di infetti. Più che posso, queste zone qua le do qua sicuro. Oh, una mazza. Vediamo. Ok, una mazza circolare. Cos'è che mi manca? La sega circolare, non so dove prenderla. Mazza chiodata, mazza da baseball. Ma fai per il momento, fai mazza chiodata. Può essere qui, ha bloccato. Quindi, come diavolo faccio entrare? Ma non tutto. Da qui, sì, è la strada giusta. Oh, qui dentro. Elisa, voglio dimenticare. In effetti potrebbe averlo scritto lei. E quindi dove è andata? Boh. Mo sento molto. Sento molto in giro. Nei dintorni fanno un botto di rumore. E quindi
perché continua a tornare lì? Cioè, io volevo andare altrove, ma lui continua a tornare qua. Anzi. No, e lì si butta. Guarda, adesso guarda, ci sono i Jesus Christ. Mi capite che io... sono liberato, che per quel che mi importa, che ci sono i predoni lì, voi anarchici, oh, quella mi importa. Pure l'orso mancava, sta venendo verso di me, no? Io non nascosto. Ma 670 metri che devo fare? Campo, da una mano, da un momento all'altro, all'infermiera di Lost Lake, ok. Ma devo fare qualcos'altro? Oltre ad andare da Tucker. Oh, infestazione. Tanto infestazione. Dove sto io? Vabbè. Non importa avere la maglia, è la cosa importante. Che diavolo vuoi? Pensa al tuo negozio. Faccio il pieno. Questa moto è messa male. A livello 1 che non sono ancora sarò qui livello se hai bisogno. A dopo.
Ehi, sono venuto a vedere come va col dormiglione. Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Eh? Boozer? Ehi, non puoi star qui, dico. Dai, ehi, forza, che succede? Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Eddie. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Sto bene, sto bene. Non bene. Freddo. Ma ti ho portato gli antibiotici. Non bastano. Non bastano mai. No, aspetta un attimo, mi hai detto che... Ti ho detto che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ok. Certo. Dico. No, Dico. Sai cosa? C'è un modo per aiutarlo. Dico. Troverò... Fermo. Sì, fermati! Cosa? So che vuoi spaccare tutto. Te lo leggo negli occhi. E sai che ti dico? Fallo pure, a condizione che tu lo faccia fuori. Vai. Senti, non c'è nient'altro che tu possa fare. Ti prego, torna a casa. Vai. Cazzo! Sì, e adesso. Allora, sta bene? Sì, schizzo, se la caverà. Ha solo bisogno di qualche giorno. Vieni con me alla baita. Voglio mostrarti una cosa. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo un rischio, ma devi fidarti. Dopo averlo visto mi ringrazierai. Ascoltami, ok? Un paio di mesi fa è venuto al campo un randagio, uno che raccontava storie incredibili. Ha detto che lavorava in aeroporto e che era in servizio a Farewell quando tutto è cominciato. Una notte aspettavano un volo da Portland, ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina? Trasportava un carico della Croce Rossa. La Croce Rossa? Sì, ci pensi? Medicine, arnesi da dottori, una stiva piena. E magari anche quegli anticosi di sto cazzo. Antibiotici? Sì, sì, bravo. Quella roba lì. Esatto. Dove? Ehi, abbassa la voce. Parliamo dentro. Questo randagio è di turno alla torre di controllo, quando l'aereo scompare dai radar. Puff! Ora lo vedi, ora no. Più o meno... qui. A sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto, una specie di schianto controllato. E hanno sentito il pilota morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno a cercarli? No. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché? Ah, giusto, i ripugnanti. Impari in fretta. L'intera zona a ovest di Iron Ridge è dominio di Carlos e della sua banda di rasati indemoniati. Se ti beccano quando sei lì, va a nord, fratello. O la tregua tra Iron Mike e i ripugnanti. Sì, no, certo, finirà così. Dimmi solo una curiosità, perché me lo stai dicendo? No, chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare? Seguirti come un cane, tenerti lontano dai guai. Ok. Ho di meglio da fare. Ho capito, tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto, schizzo? Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Ehi. Fa quello che devi. Tanto alla fine non ci resta altro. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo. Tieni la radio accesa, ti chiamerò io. Oh, livello 1, finalmente. Penso, non lo so. No, penso di no. Manca pochissimo. Sì, schizzo, possiamo sempre contare su di te. Merda, e adesso? E non può essere peggio che restare in California. Ui.
consegniamo tutte queste. Ho visto Boozer l'altro giorno. È un tuo amico, no? Ah, almeno. Quello che gli è successo è dell'incredibile. Oh, fiducia aumentata. C'è quello del cibo? Eccolo qua in fondo. No! Cos'è questa merda? Sì? Beh, va al diavolo. Vabbè. Ah, mi fa consegnare. Oh, ecco. Ok, io ho finito. Cos'è questa merda? Stessa cosa stavo dicendo io, no? Sta merda. Sto strozzo. Allora. Visto che quelli di livello 1. Compri qualcosa? Ehi, qua ho già fatto di fondi. Ok. Prestazioni motore, ecco qua. La tua moto è tornata a splendere. Giusto. Io sono in onore 1000. Al massimo. Durerà un bel po'. Uno lì. Fatica 2. 2, 2. Ok. Devo portare tutto a livello 2, ma... Sì, certo. Sei mia, no? Fammi sapere se hai bisogno. Sembra che fa meno domande, ma per me... Mi sa che ne fa di più di domande. Ma sai che non lo so? Dove devo andare, mo? So che faccio attacker, ma storie attività. Ah, devo provare a tornare all'accampamento di Hot Springs. Yeah. 100 km devo stare. Cioè, sento proprio il motore io adesso. Vabbè, vedo, non si sentiva, ma... Ehi, San John, mi senti? Sì, schizzo, ti sento. A proposito di quella faccenda, ci vorrà tempo. Devo verificare la sicurezza al confine con Iron Butte. Capire la situazione con i rugnanti, sai che intendo? No, schizzo, non ne ho idea. Puoi farmela più facile. Bel tentativo, Cerberone. Sto correndo un rischio, non dimenticarlo. Vabbè, non farmene essere... pentire. Vado anche più veloce. Nel frattempo renditi utile al campo. Mostra a tutti che Iron Mike aveva raggiunto. Questo è un osso. Ora volevo sentire. Sono morto. Che sono andato contro un albero. Non penso di morire. Pensavo di cadere e basta. Chiaro, proprio morto. Distrutto io, distrutto la moto. Che miseria. Mi fido un cazzo. Mi dà sta cazzo di trazione. Oh. Pipì. Oh, che droga. 1000 anni per... parto da qua. Si muove così il gioco fino a mo... scusa un attimo, ti pareva più la cosa.
Andate qui, voi andate qui e... è un cazzo. Ti levi? Qualcuno ha ucciso un cervo e ha portato qui la casa. Ehi, solo un attimo. Ma che l'altro ogni volta, non capisco. Cervi in strada. Ragazzi, non vi conviene, anche senza traffico. Perché dico prima di non già passare? Che è bloccato? Sarà disestato. Ma si poteva passare, scusa, mica la vedo. No, non si poteva passare. Vabbè, si scende, posso scendere dalla mappa, non è un problema. Non so perché sono arrivati di qua. Non è che lì c'è proprio... Il punto di domanda è che non vedo la peggiora. Non vedo la strada. Veloce adesso. Altre taglie. Sento moto. Andrà tutto bene? Non ce la fai se ne sì, faccio che c'è, ma c'è un visto. Campo qui vicino. Un accampamento. Ci vado, cerca. Dov'è? Mostramelo! Ma vediamo un po'. Campo di Mike mi dà 1000 di... Oh, che troia. Va bene? Va a Lost Lake, chiedi di Ricky Patel. Ti farà entrare. Grazie per esserti fermato. Ero spacciato. Non sarei mai riuscito a liberarmi. Grazie. Sì, riferisci che hai parlato con Deacon St. John. Mi conoscono. Tieni la testa bassa e corri. Andiamo alle taglie. Perché non le avevo prese. Anche questa che sta qua, allora. Ah, per due colpi di pistola, cosa dovremo? Pensavo che dovessi usare il mitra. Un chilometro ancora.
miseria, non l'ho volente visto. Ehi, è fuori combattimento! Quello col fucile l'ho ucciso io. Devo ricaricare. Ok. Adesso. John, mi senti? Sì, schizzo, ti senti. A proposito di quella faccenda, ci vorrà tempo. Devo verificare la sicurezza al confine con Iron Mute. Capire la situazione con i rugnanti, sai che intendo? No, schizzo, non ne ho idea. Puoi farmela più facile. Bel tentativo, Cerberone. Sto correndo un rischio, non dimenticarlo. Non farmene mentire. Ti tengo in contatto. Nel frattempo renditi utile al campo. Mostra a tutti che Iron Mike aveva ragione. Quello che mo... sapevo. Accidenti, non ora! Costo cazzo di cecchino. Da dove cazzo mi ha preso? Bel tentativo, cervellone. Sto correndo un rischio, non dimenticarlo. Non farmene pentire. Mi tengo in contatto. Nel frattempo, oh, la luce! Campo. Salvati ora! Che fa? Oh, ma che cazzo? Allora, cosa stavi dicendo? Bel tentativo, cervellone. Sto correndo un rischio, non dimenticarlo. Non farmene pentire. Mi tengo in contatto. Nel frattempo renditi utile al campo. Mostra a tutti che Iron Mike aveva ragione. Sì, certo, come vuoi. Come vuoi, St. John. Chiudo. Tazzino, cioè non c'è... Se te ne pare, stronzo. Scommetto che non attaccherai più nessuno. Ma li avevo già uccisi qua. Ma comunque sono impugnato. Sistemiamo i tre cose che ho. Altri rottami. Lo conosco, fallo passare. Posso aiutarti? Dick, abbiamo un problema. Tac, che c'è? Ricordi quando Alkai ha parlato dei ripugnanti diretti verso di noi? Lo ricordo, e non ha fatto nulla per fermarli. Beh... sono venuti in perlustrazione a Hot Springs. Due dei nostri li hanno seguiti fino al loro campo, sulle rupi a sud di Twin Craters. Ripugnanti bastardi. Non preoccuparti, ci penso io. Ho un conto da regolare. Un conto? Di che cosa parli? Lascia perdere. Dico. Aspetta, ti apro il cancello. Ok.
mancava solo questa, un orso. Ma dov'è? Non lo vedo. Cosa è passato? Ah, quelli che ho ammazzato prima. Ammortizzatori sono fassi fottere, no? Sti cazzi ammortizzatori. I colpi finalmente. Ok, qualcosa non torna. Ah, volevo una scesa. Invece niente. Siamo unicamente. Nessuno di voi uscirà vivo da qui. Fanculo, quello. Avanti, pezzo di merda, forza. Riposo in pace, pezzo di merda. Cos'è che sblocco con dov'è cazzo quel figlio di Troia? Mi manda lui? Ecco la testa di cazzo. Facciamo qualcosa. Incrementa la quantità, ok. No. Evidenza i nemici? No. Vediamo un attimo questo. Questo mi interessa. Ok.
bloccato. Cos'è? Consiglio di caricarne mentre scatti. Questo riduce lentamente il rinculo delle armi a distanza e incrementa lentamente i danni dei danni della balestra. Mi sei caduto giù questo. Dagger, ci sei? Non dovrei più preoccuparti di quel campo di ripugnanti. Li ho fatti fuori, tutti, fino all'ultimo. Ottimo lavoro. A quanto pare avevi un conto in sospeso. Secondo Alkai, gira voci che i ripugnanti stiano cercando i Biker Boys. Hanno fatto incazzare l'uomo sbagliato, diciamo. Chiudo. Ok. Ehi, St. John, dove sei, fratello? Sono qui, schizzo, ma non sono il tuo cazzo di fratello. Ehi, come vuoi, tranquillo. Sto solo cercando di aiutare il tuo compare. A proposito della faccenda di cui abbiamo parlato, dovresti metterti in cammino. Ah, parli del confine coi ripugnanti. Pensa dei ripugnanti. Che spiritoso. Non dicevo questo. Intendevo che se avessi intenzione di fare un giretto e, come dite voi randagi, correre liberi sulle strade, beh, ora sarebbe il momento giusto. Hai capito? Sì, schizzo, forte e chiaro, come sempre. St. John, chiudo. Da qua il tizio, ok. Un po' si aveva addosso. Niente, si è infettante è pieno. Per l'esattezza dove? Ci devo fare tutto il giro per andare fino lì. Quanti chilometri sono? Casino, immagino. Qui là. 800. Neanche tanti. Cecchino ti prende. Cioè, potresti fare zig zag, comunque Cecchino ti prende. C'è niente da fare. Cioè, anche se fai zig zag, comunque Cecchino ti prende. Due, sì. Ma la pena ce la facevo con uno, ma con due. Che cazzo ci fanno questi qua? Sanno sempre dove cazzo mi trovo. Ok. Voglio essere costretto a forza a uccidere. Ah, che cazzo? Ha colpito me, non la moto.